Attention, don't lie. Pretty fake smile, shaking your voice, starts to destroy me. Hide your emotions, go through the motions, my empty bed. Per chi non lo sa, che lo faccio per divertimento. Io lo faccio per divertimento. L'idea è partita quasi 2 anni fa, a novembre, sarà 2 anni, per scherzo e per gioco, e invece è stato ed è un punto di riferimento per tutti gli appassionati della musica dance italiana. Mi piace molto, mi piacerebbe veramente, mi piacciono le collaborazioni, nel senso che tutto quello che è fatto bene, che sì, sul web, ma che comunque è sentito, è fatto con la passione, e io riconosco in te una grande voglia di fare, di raccontare. Noi l'altra volta parlavamo di dischi che abbiamo in comune, poi magari te lo faccio vedere, vedi che qua noi campeggia sul nostro desk un disco dei Supertramp, Breakfast in America, uno dei miei ricordi. Sai, io sono molto legato a tutto quello che è gli anni 80, no? La nostra, la mia fascia di età, allora avevo 15 anni, hai voglia che mi ricordi tutte queste belle cose. Però tu sei andato a raccontare nell'intervista che abbiamo fatto insieme a Enza tanti dei miei anche percorsi radiofonici di allora, perché ho cominciato proprio che avevo 15 anni all'anno, quindi parecchio tempo fa. Certo. Da dove è arrivata la tua passione ai dischi, a raccontare queste cose? La mia passione da ascoltatore, perché bene o male siamo coetanei, e te dico, negli anni 80 eravamo ragazzotti appassionati di musica, io rimanevo affascinato quando andavo in discoteca ascoltando la musica dance, cioè mi entrava nelle vene, mi sentivo proprio nel sangue, lo sentivo dentro, e da acquirente comprando i primi mix, e piano piano poi la passione, sai, gli autori, gli artisti, gli eventi, partecipando anche all'epoca, ai festival bar, insomma, è stato, ho anche la pelle d'oca, io dico sempre ai miei artisti, ai miei amici artisti, no? Perché quando sono con loro mi viene sempre l'emozione, la pelle d'oca, perché da appassionato la sento tantissimo dentro. Bello, bello. Ma poi ecco, l'idea di chiacchierate è tornata appunto nella voglia di andare a scoprire chi c'è dietro a un disco, e si è aperto un mondo incredibile che io pensavo di conoscere, che invece no, cioè io conoscevo il 20%, perché la danza italiana ha sfornato in 10 anni, mettiamo dall'80 all'89, mettiamo 9 anni, ha sfornato veramente migliaia e migliaia e migliaia di pezzi, e normalmente non ne conosciamo soltanto quei 5-6 importanti. Sì, quelli che magari emergono, cioè, dai nostri ricordi. Che ascoltiamo sempre anche negli eventi che vengono trasmessi anche in TV, ma poi c'è un mondo, possiamo dire, sommerso di tanti DJ che hanno fatto un brano, 2 brani max, che invece sono importanti per noi, sono importanti che tutti conoscono. Beh, insomma, poi riportare alla luce questi racconti con le tue chiacchierate, come le stiamo chiamando ancora interviste, ma con le tue chiacchierate credo che sia veramente anche una bella passione, perché uno si mette a casa, no? Comodo. Sì, effettivamente tutto online, anche se ultimamente faccio anche a casa di... Dove vado io a casa dell'ospite. Bello, bello. Un'altra bella cosa. Oggi sei a casa di Radio Vetrina. Vedi, però sei a casa tua, perché insomma a me piacerebbe molto mandarti in onda in una delle tue chiacchierate, chiamiamole così. Ho un bellissimo spazio, quello del pre-pomeriggio, prima delle nostre live, dove i nostri podcast, anche assolutamente radiofonici, perché sono quelli che poi la gente ascolta maggiormente, dove poter magari replicare la tua live esclusivamente radiofonica, perché sai, la radio è una cosa, da quando è arrivata la televisione, la telecamera che noi abbiamo, che poi non guardiamo, raramente, almeno io guardo la mia. Io mi guardo perché c'ho un naso. C'è un naso importante. Vengo dalla patria di Giovanni Boccaccio. E quindi è giusto così. Però guarda chi è arrivato il messaggio. Enza Conti che dice: ciao, che bello vederti lì, Massimo. Hai visto Enza?
Vedi, abbiamo un ospite in improvviso, immediato. Gli ho chiesto se si fermava oggi, ma chiaramente deve rientrare, quindi non ce la cava. Perché poi oggi pomeriggio, come ti dicevo, arriverà Enza, chi ci fa conoscere il parco musicale dei grandi artisti, che ha fatto conoscere me e te. Oggi avremo la Bottega dell'Arte, Amore nei ricordi, un tour, un racconto del tour 2023. I tuoi ricordi sono quelli della dance, quelli degli anni 80 e 90, ma la canzone che ti ricorda di più quel periodo qual è? Sì, una domanda che io faccio sempre agli altri, è una domanda molto difficile, perché la risposta beh, io ho tanti momenti legati a dei brani. Beh, ci sono dei brani commerciali che tutti noi conosciamo, da Vamos a la Playa di Rivieri, I Like Chopin di Gazebo, ovviamente, no? Imprescindibile, Bad Desire di Denaro. Però c'è un brano che a me mi specchia totalmente, perché sono un guerriero, che si chiama Warrior, dei Righi Maltese, un pezzo per lo più sconosciuto in Italia, di Mauro Farina, Crivellente, l'86 mi sembra, che però è un brano spaziale, un brano che ha una potenza incredibile. Quello, secondo me, è un brano che mi rispecchia completamente negli anni 80. Guarda, tu hai parlato di Denaro, il nostro grande amico Stefano, che abbiamo intervistato parecchio tempo fa, e ci ha raccontato una parte molto un po' triste di lui, perché insomma è un personaggio che ha attraversato qualcosa, però nel racconto che mi ha fatto, io devo essere sincero, mi ha spaventato quando ha raccontato che lui cantava queste canzoni che abbiamo anche in sottofondo, senti. Bad Desire. Prima e magari degli Spandau Ballet e dopo dei Duran Duran, con 250.000 persone davanti a lui, quindi un ricordo che fa veramente... Sì, no, Stefano è stato un personaggio, ed è un personaggio importantissimo per la dance, perché ha dato un'immagine incredibile di potenza per la dance in tutto il mondo. In tutto il mondo, è vero, è vero. Va bene, allora io direi che possiamo chiudere la puntata qua. Noi ci rivediamo chiaramente oggi pomeriggio alle ore 16 con Enza. Fare una cosa, visto che tu sei un mezzo radiofonico, proprio un mezzo radiofonico, per arrivare alla radio, io ti faccio chiudere con il sottofondo di Mad Desire la puntata di oggi, e devi dare l'appuntamento alle ore 16, ovvero uno scherzo che faccio abitualmente a tutti, bravo, ti lascio telecamera e microfono. Allora dai, noi vi salutiamo, grazie per essere stati qui collegati con noi, e non mancate alle 16.30, vero Lili? Alle 16 con la merenda delle 4, assolutamente da non perdere, come avete visto e sentito, grandi ospiti, musica, ma soprattutto tante curiosità, è una puntata da non perdere. Quindi fatti bravi, mi raccomando, ci vediamo alle ore 16, ciao! Ciao a tutti!